Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlare di un argomento che mi è stato proposto su Direct, su Instagram, e credo che sia molto molto interessante, ossia quando andare a targetizzare o differenziare diversi stimoli tra uno stimolo metabolico, uno stimolo meccanico, uno stimolo neurale. Prima di iniziare vi ricordo che abbiamo aperto il nostro portale Rhino Nation, quella che sta diventando la più grande community di bodybuilding italiano. Abbiamo più di 500 iscritti al momento, siamo super fomentati e all'interno potete trovare dei video esclusivi, articoli esclusivi, ma soprattutto i nostri log in cui documentiamo i nostri percorsi, le nostre preparazioni gara, ogni singolo allenamento, ogni singola alimentazione, ogni singola scelta. È un forum, quindi potete interagire con noi, farci le domande, noi vi risponderemo, insomma vedete passo dopo passo tutto quello che facciamo nel vivo, ci accompagnerete per questa stagione agonistica, a me, a Giorgia, ragazzi, il nostro team, insomma vi aspetto, vi aspettiamo su Rhino Nation, trovate il link qua sotto in descrizione. Detto questo, andiamo avanti col video. Ora benissimo, l'argomento è molto interessante perché effettivamente ci si trova nel momento in cui si vuole fare un protocollo di allenamento, impostare un protocollo e una scheda, una progressione, eccetera, a dover fronteggiare questi diversi stimoli. C'è chi propende più ad utilizzare stimoli metabolici, quindi tendenzialmente tanto pump in allenamento, serie ad alte ripetizioni, quindi anche poco tempo di recupero. Chi invece privilegia stimoli meccanici, quindi tendenzialmente ripetizioni un po' più basse e punta molto sul carico. E vedremo quello che è invece considerabile lo stimolo neurale che può essere dato. Vedremo anche perché non è corretto parlare di stimolo da questo punto di vista. Ora dunque, quindi, quando utilizzare diversi stimoli? In realtà il tutto dipende da quale distretto muscolare stiamo allenando. Perché questo? Perché quello che noi identifichiamo come stimolo metabolico, stimolo meccanico e via discorrendo sono tipologie e approcci all'allenamento che vanno poi ad attivare in maniera differente i tre meccanismi di adattamento ipertrofico. Quindi noi sappiamo che i meccanismi sono il danno muscolare, la tensione meccanica e lo stress metabolico, che sono le tre vie attraverso le quali da un allenamento il muscolo riceve un input di adattamento ipertrofico, ossia dei meccanismi che si attivano che portano in ultimo all'ipertrofia muscolare. Sono meccanismi che generalmente possono essere utilizzati e attivati su tutti i distretti muscolari e che hanno bene o male la stessa efficacia. C'è chi dice che ci sono stimoli più o meno efficaci, in realtà bene o male l'efficacia di questi stimoli è analoga. Logicamente la differenza è solo su quanto noi possiamo attivare un determinato stimolo. Ossia, mi spiego meglio, se io sono molto forte con i carichi, ossia tendenzialmente lavoro con carichi molto molto elevati, allora conseguentemente sarà difficile in allenamento creare tanto danno muscolare sul muscolo. Perché? Perché un carico elevato per me è un carico a cui il muscolo è verosimilmente abituato, quindi non avrà tutto questo margine di progressione, per cui magari puntare su un altro stimolo adattamento, quindi uno stimolo come lo stress metabolico, può essere, nel mio caso specifico, molto molto più proficuo. Ok? E questo è il motivo per cui quello che consiglio sempre è di puntare sulle variabili su cui siamo carenti. In linea di massima, però questo è un discorso che logicamente riguarda l'avanzato, perché bisogna arrivare al punto di avere carichi molto importanti o di essere molto molto forti su lavori di endurance muscolari, quindi sono tutti discorsi che si fanno, passatemi in termine, a fine carriera, sono un po' finezze. Quello che realmente è interessante è che i diversi stimoli, i diversi meccanismi di adattamento possono essere attivati in maniera differente su diversi distretti muscolari. Facciamo un esempio, un distretto come il dorso, il gran dorsale, ok? Mettiamo caso che voglio lavorare sull'ampiezza della mia schiena, quindi creare molta ipertrofia a livello del gran dorsale, imposto un corretto line of pull di lavoro, quindi scelgo bene gli esercizi, una corretta forma, eccetera. Però a questo punto devo scegliere quante serie, quante ripetizioni e via discorrendo. Ora, il gran dorsale è un distretto muscolare che è molto complesso da attivare e ancor di più da isolare. Perché? Perché la schiena in generale, tutta la catena cinetica posteriore è pensata, passatemi in termine, per l'Homo sapiens, per lavorare in sinergia, perché la utilizziamo quando ci arrampichiamo, quando solleviamo oggetti pesanti, quindi comunque lavori piuttosto impegnativi. Quindi isolare una determinata componente della schiena, della catena cinetica posteriore, è molto complesso. Quindi logicamente se io vado a caricare molto, quindi puntare molto sul carico, o lavorare con lavori di endurance muscolare, quindi altissime ripetizioni, che cosa succede? Che mantenere una corretta attivazione, un corretto isolamento del gran dorsale è molto molto complesso. Invece se mi concentro sul creare tanta tensione meccanica, quindi stare in un rep range abbastanza medio
diciamo tra le 8 e le 15 ripetizioni, allora non esagero né da un lato né dall'altro, creo tanta tensione meccanica, quindi c'è un meccanismo di adattamento che si attiva in maniera massiccia e i risultati ipertrofici sono maggiori. Altro esempio può essere quello delle spalle, sulle spalle, sui deltoidi, ma sulle spalle in generale, caricare tanto non è molto sensato, perché da un punto di vista ipertrofico muscolare possiamo anche creare una buona risposta, quindi possiamo anche crescere molto, però realmente a livello articolare andremo a patire molto, quindi sul lungo periodo non vale la pena puntare sul danno muscolare. Sarà anche complesso, perché caricare molto sulle spalle vuol dire anche fare delle compensazioni, non riuscire a spremersi davvero a livello di effort muscolare per via di un dolore, un affaticamento anche tendineo legamentoso. Quindi in questo caso puntare sullo stress metabolico è molto più sensato, perché è il meccanismo che più di tutti può essere attivato in maniera importante e massiccia su questo distretto muscolare. Quindi questo esempio può essere fatto su tantissimi distretti diversi. Su Rhino Nation sto facendo una serie di video su ciascun distretto, analizzandolo e spiegando proprio qual è il rep range ideale, quindi il range di ripetizioni in cui conviene concentrare il grosso del nostro lavoro, e allo stesso modo qual è il range di carico, quali sono il numero di serie allenanti, la frequenza ideale, insomma, come ottenere il massimo da un punto di vista ipertrofico per il distretto muscolare. Quindi lo stimolo che vogliamo dare, se è uno stimolo più metabolico, più meccanico, ecco, dipende principalmente dal distretto muscolare. Se vogliamo semplificare un po' tutto quanto, possiamo dire che i distretti più grandi e quelli che in generale sono più facili da attivare, come per esempio il petto, le gambe, i quadricipiti, anche la schiena se vogliamo, rispondono meglio a stimoli più prettamente meccanici. Quindi possiamo dire tra le 8 e le 15 ripetizioni per la schiena, tra le 6 e le 12 per il gran pettorale, perché quando lavoro con 6 RM su una Smith Machine oppure su una chest press molto pesante, ecco, il carico è molto pesante, però l'attivazione del gran pettorale è sicuramente ottimale, perché è un distretto facile da attivare. Per le gambe possiamo caricare anche molto, quindi stimoli meccanici vanno benissimo, però le gambe in realtà rispondono bene a tutto, l'importante è lavorare con intensità, che è quello che veramente manca quando non si hanno buoni risultati. Per quanto riguarda invece i distretti più piccoli, come le spalle e le braccia, allora meglio puntare su stimoli metabolici, quindi abbassate un pochetto il carico, lavorate bene sulla forma, sull'esecuzione, sul cercare di creare quanto più pump e stress metabolico possibile. Ora, in tutto questo discorso ho volontariamente lasciato da parte il discorso dello stimolo neurale. Perché questo? Perché è, a mio avviso, sbagliato parlare di stimolo neurale. Perché quello che è la componente di stressor neurale non va ad avere nessuna ripercussione diretta da un punto di vista di stimolazione ipertrofica. Insomma, non è uno stimolo ipertrofico quello neurale, al contrario di quello meccanico metabolico. Per capire bene il perché, dobbiamo distinguere quello che è uno stimolo da uno stress, che sono due concetti, in realtà, due termini volgari. In realtà quello che possiamo identificare, a cui ci possiamo riferire, è il discorso di un eustress e un distress. Perché questo? Perché quando parlo di stress metabolico, stimolo metabolico, meccanico, neurale, sto parlando sempre di stressor, ossia input, elementi che ci arrivano dall'ecosistema che ci circonda e che suscitano nel nostro corpo una reazione, sono identificati come stressor in generale. Anche il sole, per esempio, quando andate in estate al mare, rappresenta uno stressor per il nostro corpo, che può essere più o meno intenso in base a dove state nello specifico. Ok, quindi tutto quello che interagisce da parte dell'ecosistema con noi, con il nostro organismo, è identificabile come uno stressor. Ora, questo stressor può essere più o meno positivo. Perché questo? Perché nel momento in cui questo stressor è ben somministrato al nostro corpo, il nostro organismo vi riesce ad adattarsi, allora stiamo parlando di un eustress, ossia l'allenamento, se noi lo impostiamo bene, lavoriamo per bene in sala pesi, lo periodizziamo con senso, diamo il tempo al corpo di recuperare, identificabile come un eustress, ossia uno stress positivo che porta a un adattamento del nostro corpo, che è un adattamento ipertrofico. Allo stesso modo, se ci mettiamo sotto il sole a mezzogiorno e ci stiamo per troppo tempo, oppure se banalmente ci alleniamo e non riusciamo a recuperare, continuiamo ad allenarci senza recuperare, con una frequenza magari troppo elevata, con un volume spropositato, allora questo stesso stressor inizia a diventare un distress, ossia uno stress eccessivo a cui il nostro corpo non si riesce ad adattare, e quindi il processo di adattamento non ha luogo e il corpo soccombe, che da un punto di vista di allenamento si identifica con uno stato di overreaching o overtraining, e nel caso dell'abbronzatura diventiamo rossi come aragoste. Benissimo, allora che cos'è
lo stress neurale. È semplicemente uno stress che avviene non tanto a livello fisico quanto a livello cerebrale, neurale per l'appunto, che si identifica in due modi, ossia un alto carico, quindi proprio l'intensità di carico e chili che solleviamo, e un alto effort, ossia un alto grado di cedimento. Sostanzialmente, sia quando carichiamo molto, sia quando ci spingiamo molto, sia quando c'è una combinazione delle due, ossia carichiamo molto e ci spingiamo molto, allora abbiamo uno stress neurale molto forte. Però questo stress è un aspetto, se vogliamo, negativo di quello che è lo stimolo che stiamo dando. Quindi, per esempio, faccio serie da 25 ripetizioni, mi spingo veramente al massimo, al limite, che l'ultima scende piano piano piano, non riesco a chiuderla, sto causando tanto stress neurale, ma in realtà il mio scopo di stimolazione è una stimolazione metabolica. Allo stesso modo faccio un 6RM su una Smith Chest Press, lavoro e l'ultima ripetizione difficile da chiudere, quindi sto caricando veramente veramente tanto e ho un alto effort di allenamento, benissimo, sto dando uno stimolo meccanico e ho di contro uno stress neurale. Quindi in generale, quando ci riferiamo alla componente di stress neurale, intendiamo sempre un qualcosa di negativo che dovrebbe essere ridotta al massimo. E come possiamo ridurla? In due diversi modi. Il primo modo è quello, da una parte, di logicamente adattarvisi, ossia nel lungo periodo lavorare con carichi elevati ad effort molto elevati ci porterà ad avere un minor carico neurale, meglio, il nostro cervello semplicemente sopporterà meglio perché anche l'intensità, l'effort di allenamento è adattabile, migliorabile da parte nostra, nel senso che logicamente se non vi siete mai allenati a cedimento o ad alto effort o con alti carichi, nel momento in cui lo fate basta una sessione per cuocervi del tutto e vi sembra del tutto impossibile sostenere un simile protocollo sul lungo periodo, però lavorandoci, aumentando gradualmente l'intensità, così come abbiamo fatto con Zeus o anche con Kratos, allora abbiamo una progressione, un adattamento e quindi logicamente lo stress neurale sarà ridotto anche a parità di effort e di carico. D'altro canto, il modo migliore e più logico per diminuire lo stress neurale è quello di avere una forma impeccabile. Perché questo? Perché una forma impeccabile, quando parliamo di culturismo e di bodybuilding, vuol dire uno schema motorio più difficile per il distretto che stiamo allenando, che stiamo targetizzando, quindi uno schema motorio meno sistemico, quindi sostanzialmente a parità di tensione sul distretto muscolare target, non so perché parlo sempre di petto, però abbiate pazienza, mi piace vedere il petto, comunque a parità di tensione, di stimolo sul distretto muscolare target, il carico che vado a sollevare è inferiore, quindi i chili che io subisco, tra virgolette, che il mio organismo subisce sono inferiori, il lavoro come grandezza fisica che vado a impiegare è inferiore, quindi lo stress neurale sarà inferiore. Per cui, ricapitolando, stress metabolico o meccanico dipende dal distretto che stiamo allenando, però alla base di tutto quello che dobbiamo fare è concentrarci sul meccanismo di adattamento ipertrofico che meglio possiamo allenare per un determinato distretto muscolare e mantenere lo stress neurale quanto più basso possibile. Ok, questo è tutto, scrivete qua sotto tutte le riflessioni che vi vengono, le domande, sarò ben lieto di rispondere e detto questo ci vediamo al prossimo video.